modulo da 14 posti del Covid Hospital di Civitanova Marche, Macerata, verrà ceduto all'Umbria per ospitare pazienti umbri che verranno assistiti da personale medico proveniente dalla nostra regione. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, che ieri ha incontrato rappresentanti della regione Umbra. La struttura civitanovese, realizzata sul modello dell'astronave alla Fiera di Milano con il contributo dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso e fondi donati da privati, vede al momento attivi 3 moduli, 42 posti, attrezzati per malati Covid anche per la terapia intensiva e semi-intensiva. Sui tempi dell'apertura dell'arrivo di pazienti dall'Umbria, Saltamartini ha detto che al Covid Hospital si parla di questioni di ore. L'aggiornamento odierno della Regione Umbria sulla pandemia evidenzia un calo di 9 ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 438 contro 447 di ieri, 70 dei quali in terapia intensiva, 2 in meno. Registrati 351 nuovi casi, 19.510 totali a fronte di 5.603 tamponi analizzati, con un indice di positività sceso al 6,6% contro il 37,4% di ieri. Ancora alto comunque il numero delle vittime, 13 nelle ultime 24 ore, 275 totali, mentre i guariti sono stati 333, 7.986 complessivi. Gli attualmente positivi sono quindi 11.249, 5 più di ieri. La Regione Umbria ha approvato il piano di salvaguardia per fronteggiare la nuova fase dell'emergenza Covid. Attualmente sono disponibili 127 posti in terapia intensiva, 72 occupati ad oggi, 62 di semi-intensiva e 552 dei 576 ordinari previsti, 447 ricoveri attuali. In vista del picco dei ricoveri previsto a inizio dicembre, è stato però deciso un potenziamento della risposta sanitaria. L'obiettivo è di realizzare ulteriori 150 posti letto ordinari Covid e 40 di terapia intensiva, oltre a 58 in RSA, ma ci saranno anche 14 posti disponibili in un Covid center nelle Marche. A illustrare il piano di salvaguardia è stata la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, che ha comunque sottolineato l'incremento dei guariti passati nell'ultima settimana dal 50 al 70% dei positivi. Siamo andati oltre il piano del governo, ha detto l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Lavoriamo comunque, ha aggiunto, anche perché non si fermi l'attività di assistenza anche per le altre patologie. Il ristoratore di Ferentillo, Umberto Trotti, 43 anni, sopravvissuto al naufragio della Concordia del 2012, è stato contagiato dal Covid e si trova all'ospedale di Terni, da 10 giorni ricoverato nel reparto di malattie infettive. Ma non si dà per vinto e continua a lottare, ammirando e ringraziando il personale medico che si occupa di lui e di molti altri. Umberto, che gestisce da anni l'osteria del Trap a Ferentillo, mostra tanta voglia di vivere, raccontando tutti i giorni con post su Facebook quello che accade in ospedale. Al 43enne era stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Questo virus, afferma, è pericoloso e non conosce età. Occorre stare molto attenti, ha detto. Umberto ora sta meglio. Da qualche giorno gli hanno anche tolto l'ossigeno e presto tornerà a casa dalla sua famiglia e riprenderà la sua normale attività. C'è chi ha paura di prendere il coronavirus e chi lo segnala. Sono infatti tante le segnalazioni dei cittadini ai centralini delle forze dell'ordine. Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono impegnatissimi in questi giorni a svolgere i controlli non solo a Perugia ma anche nell'Interland, lungo le strade, nelle attività commerciali, così come è avvenuto lo scorso fine settimana. La maggior parte delle persone però rispettano le restrizioni imposte dal DPCM del governo e le ordinanze di regioni e comuni. Nelle giornate di venerdì e sabato sono state 420 le persone controllate e solo 14 le multe elevate nei confronti di cittadini che non hanno rispettato l'obbligo di indossare le mascherine, quello di mantenere le distanze di sicurezza, essere strada in orari non consentiti o di essere passati da un comune all'altro senza un motivo urgente. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Perugia Città della Pieve, sta migliorando. Il presule affetto da Covid-19 è ricoverato in medicina d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo aver contratto il coronavirus ed essere stato per giorni in terapia intensiva. La direzione dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia, nel consueto bollettino quotidiano, riferisce che Sua Eminenza è vigile ed è in grado di comunicare con i propri cari e stretti collaboratori. Continua il piano terapeutico complessivo di ossigenoterapia. Non è più positivo al Covid ed è tornato oggi al suo impegno pastorale il vescovo ausiliare di Perugia Città della Pieve, Monsignor Marco Salvi, dopo 19 giorni di quarantena da asintomatico. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine con la preghiera in questo periodo di isolamento, ha commentato il presule, condividendo quella preoccupazione e quella sofferenza interiore che sta accomunando tanti uomini e tante donne con positività al coronavirus. I cristiani, sostenuti dalla loro fede, offrono questa esperienza
di vita precaria nel corpo e nello spirito per i fratelli che stanno lottando in un letto d'ospedale contro questo virus. Continuiamo a pregare per loro e per quanti si prendono cura di tutti i malati, medici, infermieri, operatori sociosanitari. Il comune di Marsciano ha acquistato con fondi del proprio bilancio 40 saturimetri. Si tratta di apparati medici che in modo semplice e veloce misurano il livello di ossigeno presente nel sangue. Rappresentano quindi degli strumenti molto utili per il monitoraggio che le persone positive al coronavirus possono fare direttamente in casa di un parametro fondamentale, appunto, il livello di ossigenazione del flusso sanguigno e quindi valutare in modo tempestivo con il proprio medico l'eventuale insorgere di una compromissione della capacità respiratoria ancora prima che si manifesti la relativa sintomatologia da Covid-19. Stiamo intervenendo, spiega il sindaco Francesca Mele, per affiancare e sostenere il lavoro di medici e USL nel dare assistenza alle persone positive al coronavirus e quindi in isolamento presso il proprio domicilio. Un gruppo di lavoro seguirà le delicate fasi di distribuzione e somministrazione del vaccino anti-Covid-19 sviluppato dalle aziende Pfizer e BioNTech. Lo si apprende dal Messaggero Umbria, che pubblica un articolo a firma di Sergio Capotosti. Saranno all'incirca 10.000 le dosi che la USL Umbria 2 dovrà gestire rispetto alla prima fornitura che dovrebbe arrivare in Italia a metà gennaio del 2021, grazie all'accordo stipulato tra l'Unione Europea e la Pfizer. Le prime dosi saranno somministrate agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine e alle fasce più fragili della popolazione, come ha indicato il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Uno dei primi step che dovrà affrontare il gruppo di lavoro, scrive il quotidiano, sarà quello della mappatura delle celle frigo per la conservazione dei vaccini. In tutta la regione non ci sono celle frigo capaci di raggiungere i meno 70 gradi necessari per la conservazione delle dosi. Anche se prima della somministrazione i vaccini possono restare fuori dalle celle frigo per 5 giorni, l'alternativa è quella di creare un polo logistico per l'Umbria che permetta stoccaggio e distribuzione in tutta la regione. Palazzo Tonini avrebbe già pensato alla piastra logistica di Maratta, dove si concentrano collegamenti viari, ferroviari e volendo anche aerei. Moderna ha annunciato in un comunicato che il suo vaccino contro il Covid ha un'efficacia del 94,5%, borse subito su, ed EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha avviato l'analisi dei dati del vaccino mRNA 1273 anti-Covid, ARNA messaggero. L'antidoto sviluppato dalla statunitense Moderna Biotech Spain sarà sottoposto alla procedura del Rolling Review, primo passo dell'iter di approvazione. Gli studi sembrano indicare che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cellule immunitarie T contro il virus SARS-CoV-2. L'azienda Moderna ha annunciato una durata di conservazione più lunga per il suo candidato vaccino mRNA 1273 contro il Covid-19 a temperature di refrigerazione. Si prevede infatti che il candidato vaccino rimanga stabile a temperature standard di refrigerazione tra i 2 e gli 8 gradi per 30 giorni, rispetto alla precedente stima di 7 giorni. Inoltre si prevedono condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di 20 gradi sotto zero per 6 mesi. L'attività del punto nascita dell'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino continua a pieno regime anche in piena emergenza Covid. Venerdì 13 novembre, con la nascita di un maschietto di oltre 4 kg, è stato superato il traguardo dei 500 parti per il 2020, che è anche il volume di attività minimo che garantisce in generale il mantenimento in piena sicurezza dei punti nascita. L'incremento dei parti è stato costante negli ultimi anni, registrando 266 nuovi nati nel 2018, 476 nel 2019 e 503 al 16 novembre del 2020. Un risultato che è stato possibile grazie alla qualità dell'assistenza offerta dagli operatori della struttura, che è stato in grado anche di attrarre donne provenienti dalle Marche, dove negli ultimi anni sono stati chiusi alcuni punti nascita. La grande professionalità degli operatori è stata dimostrata in molte occasioni. Nelle ultime settimane, inoltre, è stata fatta partorire una donna che è arrivata in ospedale in travaglio e è risultata positiva al Covid-19. Attivato subito il protocollo per il parto in emergenza, la donna e il bambino, risultato negativo, sono stati successivamente trasferiti all'ospedale di Perugia per terminare la degenza, come previsto dal protocollo regionale per i parti di madri positive. Non vogliamo arrivare tardi e impreparati sulla minaccia della peste suina africana con gravi conseguenze sulla tenuta sociale ed economica del territorio. È un pericolo reale che va allontanato con il supporto e il sostegno concreto del governo nazionale e regionale. L'emergenza va affrontata tempestivamente con gli ungulati, che sono il principale vettore di trasmissione della peste suina. Diversi quindi gli ambiti da tenere sotto controllo per garantire in primis la sicurezza e la salute pubblica, a difesa anche della filiera delle carni
carni suine strategica per la nostra regione. È questo il primo commento di Confagricoltura Umbria, che valuta positivamente l'annuncio della ministra Bellanova di un decreto d'urgenza che verrà predisposto di concerto tra i ministeri di politiche agricole e salute. La peste suina africana PSA, malattia virale che colpisce i suini domestici e selvatici con livelli di mortalità del 100% nelle popolazioni colpite, rappresenta infatti un pericolo di dimensioni enormi per gli allevamenti, che si sta avvicinando minacciosamente al nostro paese, con l'Umbria pure che non è certamente al riparo del fenomeno. Infatti in Germania l'epidemia proveniente dai territori dell'est europeo si è allargata da Brandeburgo, primo land colpito, alla Sassonia, che recentemente ha segnalato il suo primo caso confermato tra i cinghiali. Un pensionato entra in una tabaccheria, trova sul bancone un portafoglio, evidentemente dimenticato da un cliente. Facendolo indifferente se ne appropria ed esce dal negozio. Il proprietario si è accorto però di averlo perduto ed ha sporto denuncia presso i carabinieri di Papigno di Terni. I militari hanno proceduto a visionare le telecamere di videosorveglianza della tabaccheria e dopo varie ricerche nella mattinata di ieri sono riusciti a identificare l'insospettabile autore del furto, che si è detto pentito del gesto. Il portafoglio e il suo contenuto, pari a 100 euro in contanti più diversi documenti personali, sono stati restituiti al legittimo proprietario. Il pensionato è stato denunciato. Padre, madre e figlio sono stati denunciati per una rapina effettuata nel mese di luglio in una rivendita di ricambi auto a nord di Perugia. I tre, che sono entrati insieme, hanno chiesto alcuni pezzi che il proprietario aveva nella retrobottega. E nel magazzino, con molta ritrosia, il commerciante ci è andato insieme al figlio della coppia. Intuendo però che c'era qualche cosa di losco, si è precipitato nel negozio e ha visto che gli altri due avevano già assaltato la cassa. Ne è nata una colluttazione, il titolare dell'esercizio commerciale ha avuto la peggio perché è stato spinto in terra. I tre rapinatori se la sono data a gambe, portando con loro tutto il contante che era in quel momento nella cassa, circa 400 euro. Grazie alle indagini della Polizia di Stato, che si era subito interessata del caso, i tre, di origine romena, tra i 21 e i 45 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati individuati e denunciati per il reato di rapina in concorso. Sono stati chiesti 10 anni di condanna per l'imprenditore marcianese che lo scorso gennaio sparò 3 colpi di fucile, ferendo in maniera gravissima la sorella e in maniera lieve il fidanzato di lei. È quanto sollecitato in aula da pubblico ministero Patrizia Mattei al termine della requisitoria nel processo per tentato omicidio. A luglio la procura della città ducale ha notificato all'uomo la richiesta di giudizio immediato, ma la difesa ha chiesto il rito abbreviato condizionato a una perizia balistica, poi diventato abbreviato dopo il diniego del GIP. Si tornerà in aula il prossimo 27 novembre, la parola spetterà al difensore del marcianese, l'avvocato Claudio Sforza, e alla parte civile, l'avvocato Antonio Cozza, che assiste la sorella dell'uomo. I fatti si sono verificati a San Valentino della Collina, località di Marciano. Il 16 gennaio scorso l'uomo sparò dalla finestra del bagno della sua abitazione con un fucile di calibro 12 regolarmente detenuto. Al via giovedì 19 novembre The Economy of Francisco, evento internazionale che ha come protagonisti giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo, che si terrà in diretta streaming sul portale francescoeconomy.org. Confermata in chiusura della 3 giorni la partecipazione virtuale di Papa Francesco con un video messaggio ai giovani partecipanti connessi via web con la Basilica di San Francesco d'Assisi. Per l'occasione, il 21 novembre alle 23 ora italiana, il monumento del Cristo Redentor di Rio de Janeiro sarà illuminato con i colori simbolo di The Economy of Francisco, verde, marrone e giallo. L'evento in versione online consentirà a tutti i giovani iscritti, 2000 da 120 paesi, di partecipare all'incontro nelle medesime condizioni, di condividere l'esperienza vissuta, il lavoro, le proposte e le riflessioni maturate in questi mesi. Il programma dell'evento digitale sarà innovativo, partecipativo e globale. Ci saranno 4 ore al giorno di dirette streaming e una maratona di 24 ore il 20 novembre, grazie ai collegamenti e ai contributi di giovani connessi in 20 paesi diversi, e Assisi ospiterà la regia dell'evento e i collegamenti in diretta dai luoghi storici francescani, Basilica di San Francesco d'Assisi, Chiesa di San Damiano, Santuario di Rio Torto, Basilica Santa Chiara, Santuario della Spoliazione e Palazzo Monte Frumentario. Prosegue la mobilitazione di CGIL, CISL e UIL, delle loro categorie dei lavoratori pubblici e privati che operano dentro le strutture ospedaliere dei pensionati. Oggi, martedì 17 novembre 2020, i sindacati sono stati in presidio davanti all'ospedale di Branca per portare solidarietà al personale e ribadire le rivendicazioni al centro della mobilitazione: assunzioni, organizzazione del lavoro e sicurezza.
La tappa di oggi è la quarta dopo quelle di Spoleto, Terni e Città di Castello. Alla Regione continuiamo a chiedere, dicono prima di tutto, nuove assunzioni con contratti stabili, con percorsi e protocolli e procedure chiare e ben definite per superare le difficoltà lavorative in essere a causa dell'aggravarsi della situazione dovuta al Covid-19, ma anche in vista del domani per abbattere l'annosa questione delle liste d'attesa. La manifestazione di oggi, quindi, oltre a mettere in primo piano le questioni lavorative degli operatori in prima linea in questo periodo, è finalizzata a mettere in evidenza l'importanza dei servizi di qualità e la garanzia degli stessi in regime ordinario. In ultimo, è stata evidenziata anche l'importanza della sinergia di tutte le figure professionali che insistono nelle strutture ospedaliere. I prossimi presidi unitari saranno a Foligno, Castiglione del Lago, Orvieto e Pantalla, sempre di fronte agli ospedali. Oggi siamo a Branca a manifestare per stare vicino ai lavoratori e ai cittadini. Serve sicurezza, servono protocolli, procedure, percorsi chiari e precisi. Queste cose finora sono mancate. Da parte del sindacato c'è piena collaborazione a cercare tutte le soluzioni insieme alla Regione e alle dirigenze aziendali. Auspichiamo di venire convocati prima possibile per poter condividere soluzioni, percorsi che tutelino sia i cittadini ma anche i lavoratori in tutti i loro ruoli specifici. Torna a parlare il presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Lo fa come al solito dal proprio profilo social e stavolta non si rivolge ai tifosi rossoverdi ma all'intera città di Terni e non parla di calcio ma di economia locale. Allora, vorrei parlarvi di una cosa importantissima. Terni al centro. Parliamo delle vostre attività commerciali, parliamo della vostra città. Parliamo di oltre 200 negozi che tengono vivo il vostro centro storico. Parliamo di 200 negozi che hanno bisogno in questo momento di voi. Cioè hanno bisogno che voi non compriate più di internet facendovi venire le cose dall'America, dal resto del mondo, ma che facciate prima un salto in centro, quando potete, rispettando gli orari, e hanno bisogno che voi investiate sulla vostra città. Pensate che brutto il vostro centro senza più negozi. Pensate, la città perderebbe totalmente la sua anima, i suoi punti di ritrovo. E allora c'è bisogno che ognuno di noi aiuti l'Italia, aiuti il proprio collega. C'è bisogno che i ternani comprino a Terni. Mi raccomando, cerchiamo di pensarci. Questo è il primo video che io farò su questo argomento. Per me è fondamentale che voi lo facciate anche un po' per me. Comprate in centro. L'Istat ha reso noti oggi i dati dell'inflazione delle regioni e delle città, in base a quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato l'ormai tradizionale classifica delle città e delle regioni più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. In testa alla classifica dei capoluoghi delle città con più di 150.000 abitanti più care, Bolzano, che con un'inflazione pari a più 1%, ha la maggior spesa aggiuntiva equivalente per una famiglia media a 318 euro. Al secondo posto Perugia, dove il rialzo dei prezzi dello 0,7% determina un aggravio annuo di spesa pari a 167 euro. Terza Trento, dove il più 0,6% genera una spesa supplementare per una famiglia tipo pari a 140 euro. Fuori dal podio, in quarta posizione, Napoli, più 0,5% pari a 109 euro. Ridurre gli incidenti stradali sulla rete stradale e autostradale del 50% entro il 2030. E questo è l'impegno che ha messo in campo ANAS in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Il tema è stato al centro del webinar Sicurezza stradale, obiettivo zero vittime, organizzato in collaborazione con PIARC Italia. All'incontro aperto dal sottosegretario del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi sono intervenuti tra gli altri Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Massimo Simoncini, amministratore delegato di ANAS, Paolo Maria Pomponio, direttore del servizio della Polizia Stradale, Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI Automobile Club Italia, Carla Cappiello, presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma. Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali collisioni a persone in Italia. Il lieve calo rispetto al 2018, meno 0,2%, con 3.173 vittime e 241.384 feriti. Tra le principali cause restano prevalenti la guida distratta, l'eccesso di velocità e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Un viaggio unofficial per Umbria Jazz, che si avvicina a festeggiare nel 2023 50 anni di vita. In questo periodo, che impedisce di offrire al pubblico eventi dal vivo in presenza, ripercorrerà sui suoi canali social alcuni momenti di questa avventura attraverso immagini e filmati rari, amatoriali, non ufficiali, che raccontano la rassegna nei suoi aspetti meno istituzionali.
Un modo, insomma, per scoprire magari qualche cosa di interessante che non filtra attraverso, ad esempio, le immagini delle teche RAI e professionali dei tanti media che hanno seguito negli anni la manifestazione, sottolineano gli organizzatori. In poche parole, aggiunge Ombregezzi, il festival visto con gli occhi del pubblico, degli addetti ai lavori, degli amatori, che negli anni hanno affollato le piazze, le vie e i luoghi di questa straordinaria kermesse, che ha avuto anche molti importanti risvolti sociali e culturali. In questa ottica, Umbria Jazz invita il pubblico a condividere video e filmati personali che raccontano il Festival Perugino, così da mettere insieme una galleria di episodi da Festival Off, riscoprendo quella che poi è l'anima vera ed è proprio quella che l'ha fatta vivere per mezzo secolo. La gara di sabato prossimo, in programma allo stadio Renato Curi tra Perugia e Gubbio, il cui inizio era previsto per le ore 20:45, è stata ufficialmente anticipata alle ore 15. Lo ha annunciato ufficialmente la Lega Pro con il comunicato numero 168 pubblicato ieri. I grifoni padroni di casa affronteranno i rossoblù di Mister Torrente da seconda forza del campionato. Il posticipo, infatti, disputato nel Monday Night tra Mantova e Modena, non ha, come avrebbe potuto in caso di vittoria dei canarini, inciso sul vertice della classifica e ha lasciato immutata la seconda piazza alle spalle della capolista Padova, appannaggio dei grifoni, a quota 21 punti, a due lunghezze dalla battistrada. Per la cronaca, il posticipo è terminato a reti inviolate e ha attribuito un solo punto al Modena, che ora segue i grifoni in graduatoria al terzo posto con 20 punti. Dopo Ricci, Russo, Solè, Terhorst, Sossemaier e Plotnitsky, che erano già tornati negativi al tampone di controllo negli ultimi giorni, la Sir Safety Conad Perugia annuncia in una nota sul proprio sito ufficiale che da ieri anche Leon, Colaci e Piccinelli sono guariti dal coronavirus. Seguiranno pertanto l'iter per poter riprendere il lavoro in palestra. Salgono così a 11 gli atleti attualmente disponibili per il tecnico Vital Einen, che può contare anche su Atanasievic, che aveva già sconfitto il virus in estate, e Zimmerman, che per sua fortuna non è mai stato contagiato. Con ogni probabilità, quindi, dopo le partite rinviate contro Milano, Modena e Civitanova, la Sir Volley Perugia tornerà in campo già a Monza domenica prossima. Nel calcio 5 femminile di Serie A2 Girone B, le ragazze del Futsal Perugia hanno sconfitto nel recupero della prima giornata la TB Marmichiara Valle. I tre punti conquistati consentono alle biancorossi di agganciare in vetta alla classifica la Virtus Romagna, entrambe a 10 punti in 4 gare. La terza vittoria consecutiva delle ragazze dei Mister Abati arriva con un convincente 4-2, ottenuto giocando larga parte del match in inferiorità numerica per l'espulsione della Mastrini per doppia ammonizione. Il vantaggio di Perugia arriva a firma della Lombardini con il suo primo gol in Serie A. Al nono del primo tempo Chiaravalle ristabilisce la parità con Fattori e addirittura le ospiti passano in vantaggio 1-2 con la Magnanti. Perugia in difficoltà? Momentaneamente sì, ma poi sale in cattedra la Pezzolla che con una tripletta personale risolve la partita. Il 2-2 arriva su tiro libero poco prima della sirena che decreta la fine della prima frazione. Nel finale la svolta, il tecnico decide di giocare con il portiere in movimento e arriva il sorpasso delle biancorosse sulle marchigiane, quindi il definitivo 4-2. Pochi giorni dall'annuncio della casa farmaceutica Pfizer, ecco un'altra notizia sul fronte del vaccino anti-Covid. L'azienda statunitense Moderna ha annunciato un'efficacia del 95% sulla base delle sperimentazioni che hanno coinvolto circa 30.000 persone. L'azienda prevede di disporre di circa 20 milioni di dosi entro la fine del 2020 da destinare agli Stati Uniti e di essere sulla buona strada per la produzione totale di fino a 1 miliardo di dosi nel 2021. L'annuncio accresce la fiducia di una futura messa a punto e distribuzione di vaccini in grado di proteggere dal Covid-19. Per ora a reagire è il mercato azionario. Il titolo Moderna balza del 10% su quello americano. Credito d'imposta al sud per le imprese che investono in ricerca e quasi 3.000 assunzioni ancora nel mezzogiorno per coordinare e gestire i fondi europei. Sono gli ultimi ritocchi alla manovra, attesa nelle prossime ore in Parlamento. Dopo il nuovo passaggio in CDM, la sessione di bilancio sarà concentrata esclusivamente a Montecitorio, mentre il Senato esaminerà i decreti ristori. Proprio per questo il presidente della Camera, Roberto Fico, invita l'esecutivo a fare in fretta, auspicando anche a un confronto ampio e costruttivo tra maggioranza e opposizione. Critici i sindacati che giudicano inadeguate le risorse stanziate per la pubblica amministrazione e annunciano lo sciopero.
Si sblocca la partita della sanità in Calabria, o almeno ci prova. Giuseppe Zuccatelli ha rassegnato le dimissioni da commissario alla sanità regionale. Il passo indietro per placare le polemiche dopo il video sull'uso delle mascherine che Zuccatelli diceva di ritenere inutili. Il Movimento delle Sardine, Matteo Renzi e i parlamentari 5 Stelle calabresi hanno chiesto di nominare subito Gino Strada per attuare il piano di rientro dal deficit sanitario e fronteggiare l'emergenza Covid. Ma per il ruolo di nuovo commissario spunta il nome del rettore uscente della Sapienza Eugenio Gaudio, affiancato forse dal fondatore di Emergency Gino Strada. Per le Sardine si tratta di un'occasione persa. Una piccola confezione con saponetta, tampone, provetta e reagente, e in meno di 2 minuti c'è il risultato del tampone anti-Covid. È il governatore del Veneto Luca Zaia a presentare in diretta Facebook il tampone fai da te che da oggi la regione inizierà a sperimentare su 5.000 persone. È molto semplice, ha detto Zaia, aprendo il kit e utilizzando il tampone su se stesso. È bastato poi 1 minuto e mezzo per avere il risultato negativo nel caso del governatore. Il Veneto, flagellato dalla prima ondata di coronavirus, conta oggi 1.966 nuovi contagi e 22 decessi. Si apre un grande scenario, ha commentato Zaia. Nel giro di un mese ci saranno tante aziende private pronte a produrre test fai da te. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Anticiclone in espansione ma ancora residue piogge. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 18 novembre. Piogge sparse al mattino su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ampi spazi di sereno altrove ma con foschie o banchi di nebbia in Valpadana. Al pomeriggio ancora piogge all'estremo sud, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con foschie o nebbia al centro-nord. Residue piogge tra Calabria e Sicilia orientale. Temperature minime in generale calo e massime in rialzo da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.